Eccoci, siamo in diretta, benvenuti, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Granelli la Serie in compagnia di Ludovico Fremon. Ciao Ludovico. Ciao. Come mai ti sei memorizzato Fremon Ludovico VI? Questo sesto mi è nuovo. Da dove deriva? È una storia molto interessante per giunta del perché. E siamo tutti qui ad ascoltare. Allora, ora ti spiego. Questa cosa ha dell'incredibile a un certo punto di vista. Aspetta che socchiudo la finestra, forse c'è qualcosa Ok, da fare. Nel frattempo vi lascio i miei video di surf dietro, così almeno riesco a perfetto. stare. Okay. Così almeno l'immagine non resta completamente vuota. Per tutti quelli che si stanno collegando adesso in diretta, vi ricordo che questa intervista di Granelli La Serie potrete vederla ora in diretta e ci fa molto piacere, potete anche commentarla, poi appunto qualche domanda posso girarla direttamente con Ludovico e poi sarà sempre a disposizione su tutti i canali di Granelli La Serie, Facebook, YouTube e poi successivamente caricata anche su Instagram. Vai Ludovico, mi parlavi di questo sesto. Allora, io sono per metà francese e per metà italiano. Mia madre è nata a Milano da una famiglia ebreo-polacca, quindi di italiano avrei anche ben poco. E, mia madre era prima una ballerina di danza classica, è stata anche prima ballerina d'Anversa, insomma, ha girato in Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Italia. Come si chiama tua Mia mamma? madre, il nome è Carla Wertenstein. Carla Vertice, già dal nome voglio dire. Esatto. E mio padre, quindi, è un'ex ballerina, e mio padre è un pittore, nato per giunta in Senegal. Io do tutte queste informazioni, che sono tante, per un motivo. Allora, cosa succede? Che a un certo punto, nel momento in cui si stava avvicinando l'ora X, quindi l'ora del mio parto, soprattutto mio padre stava cominciando a delirare su nomi mistici. Non è una stupidaggine. E come prima idea voleva chiamarmi Nettuno, che alla Bello. francese però, Neptune. Nettune, Sì, bello. mia madre immagino che, insomma, dai suoi racconti, insomma, credo che abbia cercato di Di sviarlo, diciamo. Sedare queste sue idee naif. A quel punto ho cominciato anche a pensare di chiamarmi Eloah, che in ebraico vuol dire, non so, in realtà è quasi una provocazione detta, perché è il, diciamo così, il sommo, come dire, colui che sta lassù, però che non, perché in realtà proprio per evitare di mancare di rispetto alla religione ebraica, che in qualche modo è latente nella mia esistenza, so, non si potrebbe dire il nome, quindi proprio abbiamo capito cosa vuol dire, ok? Ok. L'altra alternativa era Mamadou, Mamadou. Mamadou, perché in Senegal Mamadou, guarda, ci Mamadou è sarebbe l'equivalente, no, 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 almeno è sempre l'equivalente di, come per me. dire, questi grandi personaggi sparsi, però con nomi diversi, ok? Mia madre, ovviamente, non potevo avere una famiglia con una mite razionalità, avendo due artisti dentro casa, fino a quando a un certo punto non è intervenuta mia madre, dicendo, guarda che io avevo mio nonno, che è il padre di mio nonno, quindi mio bisnonno, che si chiama Ludwig. A mio padre gli è piaciuta molto come idea. E quindi diciamo che si stava quasi per arrivare all'aspetto finale, quindi Ludovico Fremont, ok? Ma mia madre proprio aveva i suoi nomi anche, e voleva chiamarmi Sasha. Ma sembrerebbe che poco prima che io venissi al mondo, insomma, mia madre ha avuto un sogno, gli sono comparso in sogno, e mi ha fatto, ma co come ti piacerebbe chiamarti? Perché io vorrei chiamarti Sasha. Sembrerebbe che io, proprio nel sonno, completamente, come dire, terrorizzato da questo nome, no, no, devi chiamarmi Sextus. Wow! Un civis romanus, io ho capito, già ancora prima di nascere. Ma gli sei apparso nella versione bambina o in una versione adulta? Come gli No, sei in apparso? una versione bambina che già sapeva parlare comunque. Ah, E fantastico. quindi, ovviamente, il mio padre non poteva mettermi come primo nome Sextus, no? Allora cosa ha fatto? Ha fatto Ludovico VI Fremont. Da qui la motivazione del perché il mio secondo nome è Sesto. Ma quindi è un secondo nome con la virgola o è senza virgola? Cioè tu ti devi Virgola, firmare. virgola, sì, virgola, virgola.
Fantastico. Beh, comunque già Ludovico è un nome abbastanza lungo, ecco, insomma. Beh, certo. Ma vedi, bella questa... No, ecco, insomma, così per, come preambolo mi sembra abbastanza... Sì, impatto, sì, quindi, no? Voglio ritornare, vabbè, Ludovico, ti conoscono tutti, non c'è neanche bisogno di presentazione, un attore italiano conosciuto e amato da tutti quanti, veramente, cioè, continuano a riconoscerti, immagino, se cammini per strada, continuano a chiederti autografi, fotografie e quant'altro, quindi non stiamo qui a parlarne, hai fatto tantissime fiction, hai iniziato ben prima di Cesarone a parlare, perché hai fatto tutto, la scuola, la Silvio D'Amico nel 2004, ti sei diplomato alla Silvio D'Amico, dopodiché hai iniziato con Lui e Lei, anzi no, Lui e Lei avevi iniziato già prima, nel 98, quindi veramente tu sei nato e volevi fare l'attore. Qui a Granelli si parla proprio di passioni e quindi mi sembra di capire che la tua passione più grande sia quella della recitazione. È così? Oggi ti posso dire che non è la mia passione più grande. Oggi sono costretto, e devo dirlo a malincuore, nel senso in maniera sarcastica, è il mio ossigeno. Cioè, vivere la tua vita. Sì, è la mia vita. Beh, bello. Non posso più negarlo. Non posso più negarlo. Però non nasceva come la mia passione. Non è mai stata una mia passione. Io la mia grande passione ce l'ho in parte alle spalle, è il mare, sono tutti gli sport acquatici, forse per questo mio padre voleva chiamarmi Nettuno, forse ma vedi, vero. Già sapeva che io avrei amato il mare tantissimo, non a caso poi i miei sport sono... Tu sei unico, faccio surf, faccio apnea, quindi diciamo che sono molti sport legati, faccio wakeboard, quindi molti sport legati proprio all'ambito dell'acqua, sia anche invernale, perché andare sullo sciare... sempre acqua, è solida ma è acqua. Beh, questi sono gli sport, sciare, fare snowboard, insomma sono le cose che mi piacciono di più. Hai vinto anche le notti sul ghiaccio. Notti sul ghiaccio, sì, esatto, sul ghiaccio, bravissimo, ho vinto notti sul ghiaccio. E... tra parentesi ho anche un aneddoto simpatico sul perché l'ho fatto, anche a discapito di quello che magari tanti mi dicevano di non fare talent perché mi avrebbe potuto rovinare la carriera, tanto io di base sono sempre stato un bastian contrario, se mi diceva uno mi diceva A io facevo B, se mi dicevi rossi io facevo blu, e quindi però diciamo che la mia passione primaria in realtà sono gli sport e soprattutto la moto. Quindi io da bambino in realtà volevo fare il pilota di moto, poi mi sono sfracassato la faccia con un paio di volte di troppo e quindi non sei nato con questa faccia. Questa faccia è opera, questa faccia è stata costruita più volte. Beh, bello ed è bellissimo. E, anche quello che ho detto. Problemi, ho avuto problemi alla mandibola, mi sono spaccati i denti, problemi di articolazione. No, è stata ci sono stati dei momenti veramente molto, non erano, come dire, non erano i giusti, le giuste cause per poter fare questo lavoro, perché insomma la faccia è la prima parte che compare, quindi bisognava tenerla, in realtà avrei dovuto forse trattarla meglio, però come vedi anche se ho 39 anni sono un giovincello. Li porti bene, ma poi 39 anni non li hai ancora compiuti perché li compi a fine settembre, quindi sì, ti ma io mi porto già avanti, perché così almeno... No, c'è gente che si toglie l'età, tu invece già te l'aggiungi. Io me l'aggiungo perché mi devo abituare a dire che ho 39 anni, perché poi altrimenti quando sto fuori mi dicono 38, mi dicono ma no, non è vero, ne compi 39, per evitare di farmi dire che ne compi 39 mi abituo qualche mese prima a dire che ho 39 anni, così almeno mi entra in testa. Quest'anno mi metto un po' d'ansietta questo 39, però. Prima dei 40. È questo, bravo, perché penso che non dovrò abituarmi a dire 40. Non ci voglio pensare. Ma non ci pensiamo, ci vuole ancora un po' di tempo. Chissà che altro succederà nel mondo da ora a un anno e mezzo, visto tutto quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, quindi venite a parlare del futuro, parliamo del presente. E tra l'altro, proprio del presente, mi piaceva parlare, ci sono dei problemi forse di microfono. Non so, tu hai il microfono. Stavo cercando di dire prima, non capisco come mai ogni volta che mi fanno le dirette con questo con questa applicazione ho problemi. Infatti spesso dico, guarda, facciamola su, non lo so, su tutte le altre che sono Meet e compagnia. No, ma ora sta andando meglio, ora sta andando meglio. Allora, no, volevo parlare proprio di presente, perché tu hai appena fatto il trofeo Bindi, facendo parte praticamente del team Padel Artisti, cioè
composto dagli artisti del paddle. Il paddle che sta scopolando nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi anni proprio, in una maniera incredibile in Italia, nel resto del mondo, in America, già da molti anni, in Italia negli ultimi anni. Da quanto tempo praticavi questo sport? Zero. In realtà, guarda, assolutamente zero. L'ho fatto perché mi hanno chiamato, mi sembrava una cosa carina, perché a me piace tantissimo giocare a tennis, in realtà. E quindi mi hanno detto, dai, vieni, stiamo tutti insieme, facciamo un bel gruppo. Insomma, ci sono anche tanti colleghi con cui ho collaborato, e persone con cui non ho collaborato, ma che conoscevo, che comunque conoscenti che rientrano, diciamo così, nel gruppo delle, diciamo, chiamiamoli amici, nel senso quelli con cui comunque mi diverto. E allora, dai, facciamola. E quindi ho cominciato un po' per quello. Poi io sono una persona molto sportiva. Se vuoi farmi felice, in generale, mi devi invitare a fare sport. Ecco, questo lo dico per anche se sono fidanzato, per tutte le donne. Non c'è se vuoi farmi felice... Sarà felice la tua fidanzata, se ti sta vedendo adesso. No, non mi devi prendere per la gola, non mi devi fare grandi regali, non mi piacciono cose a me. Farmi fare sport, cioè se tu mi porti, infatti quella povera disgraziata della mia compagna, poverina, che adesso lo dico, che, ecco, mi sto mettendo le mani avanti perché so che prima o poi mi lascerà a un certo punto, e non so se potrei fare una vacanza normale a sta donna io, mai. Cioè praticamente la porti a fare escursioni, sì. La porti. Bravo, escursioni, no. Anche sport estremi. Anche no, paracadute non gliele faccio fare, no, non saprebbe, poverina, non le faccio io. Ah, ok, d'accordo. Sì, almeno muori tu, ma almeno lei resta. No, lei mi guarda, almeno se non altro avrà, perché gli dico sempre, prima di fare qualunque cosa, se riprendi, perché nel caso dovesse succedere qualcosa, tu almeno penserai tu a vendere la notizia e ci farai anche i soldi. Esatto, scusami, è un po' un'assicurazione per lei, poverina. Certo. È andata bene questa due giorni, è stata due giorni, il 3 e 4 settembre all'Olympic Paddle Club. Tutto bene, hai fatto nuove amicizie, sono arrivato in semifinale, ma sono arrivato in semifinale perché me la cavucchio, non ho avuto un partner, come dire, pronto all'arrembaggio, era un po' stanco perché noi comunque giochiamo al giorno, ogni volta 3 ore, 4 ore, è tantissimo, cioè comincia a diventare veramente un tour de force, noi lo facciamo per divertirci. Ha avuto un partner che sulla carta poteva aiutarmi tanto perché fisicamente è molto grosso rispetto a me, un ginocchio con un ex giocatore della Juve, ma non vorrei fare il nome perché l'ho già fatto. Hanno messo i ex giocatori della Juve, mamma mia. Vabbè, una pippa questo. No, però insomma, ma io mi scontravo con due grossi, perché io mi scontravo con una ragazza che ha 22 anni che sta per entrare nel ranking mondiale di tennis, quindi non è una roba tutti i giorni, ok? E il compagno che è anche un attore, una persona che conosco, che è un grande sportivo, Andrea Preti. Dai. Che è avete un fatto sportivo, era difficilissimo. Poi lì sono uscito in semifinale, sempre loro si sono scontrati poi col mio, come dire, partner più duraturo, mettiamola così, il buon Matteo Branciamore e un amico nostro, Emiliano Ragno, che è un doppiatore, che hanno anche loro perso. Sicuramente più dignitosamente di noi, ma hanno perso anche loro, perché obiettivamente non ci si può proprio mettere con una che gioca a tennis e sta per entrare nel ranking mondiale. Cioè, è come con una bicicletta gareggiare contro una Ducati, ma dove vai? Vi siete divertiti comunque, alla fine. Sì, questo no, beh, sì, 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 assolutamente. Esatto, bene, e voglio ritornare al discorso che facevi all'inizio, cioè il fatto che appunto tu in realtà ti sei definito a Polide proprio in una precedente intervista, perché tu dici di essere sempre stato fuori dal coro, cioè diverso rispetto agli stereotipi di attori che si portavano all'epoca, che si portano tuttora. In che cosa pensi di essere diverso? Tra l'altro, andando fuori dalla diversità, tu eri proprio felice di questa diversità. Ma che cosa voleva dire? Cioè, perché sei diverso? Allora, detto così, potrebbe sembrare che io voglia fare l'alternativo, parliamoci chiaro, e denigrare i miei colleghi, cosa che peraltro non è assolutamente così. No, questo nasce dal fatto che fin da piccolo mia madre mi diceva che ero sempre il bastian contrario della situazione. Ma fin da piccolo, cioè nel senso che veramente... Ma non perché lo volessi fare per essere bastian contrario, punto e basta, perché proprio l'idea di dover seguire una strada che battevano tutti e che la consideravano l'unica da battere, per me
non poteva esserci, doveva essere assolutamente un'alternativa. Io fin da piccolo, guarda, veramente, mi devi credere, a parte altre cose, ma anche nella scelta, per esempio, dei miei compagni di banco. Io ero straniero, ho avuto anche dei grossi problemi a volte quando ero più piccolo, perché preso in giro, poi sai, battutacce sul fatto di essere di origine ebraica, battutacce sul fatto di essere polacche, battutacce sul fatto di essere francese, battutacce sul fatto che ero magari con gli occhiali. Insomma, diciamo che ne ho sentite abbastanza, però io ero, sono sempre stato uno molto fisico poi, quindi reagivo, anche se ero buono, molto buono, però poi reagivo, ecco. Insomma, non sono mai stato uno di quelli che abbozzava, cioè ho abbozzato anche molto, ma poi a un certo punto reagivo, ok? E anche la scelta, per esempio, appunto dei miei compagni di banco. Io mi ricordo che il mio primo compagno di banco era un marocchino. Eravamo io e un marocchino, ma volutamente. E tra parentesi, mi fidanzai con la sorella. Poi lì ci sono state cose simpaticissime che sono successe a casa di loro, ma ero felicissimo. Perché potevo parlare francese ed era l'unico che poteva parlare francese con me. Ed eravamo considerati gli stranieri, quindi mi piaceva questa cosa. Andando alle medie, scegliemmo a vicenda un italo americano, che era l'unico italo americano che c'era, con cui facevamo un sacco di cose strane, la gente andavamo già in giro in rollerblade, ed era quasi una cosa strana in Italia vedere i rollerblade tanti anni fa, non ci prendevano per matti, capito? Andavamo in giro per strada, mentre in America era già più normale. E poi dopo è arrivato. Esempio, sì, poi è arrivato ovviamente, ma in Italia siamo 40 anni indietro in tutto, quindi poi alla fine le cose arrivano, però quando ti vedono... Adesso è arrivato il padel. Adesso è arrivato pure il padel, no, però dico in generale in Italia siamo abbastanza retrogradi in molte cose, no? E, ascoltavamo un rap che in Italia non si sentiva, perché noi tiravamo fuori delle cose strane di Tupac, Notorious B.I.G., e quindi c'era, e allora mi piaceva sta roba perché la diversità mi è sempre piaciuta. Con questo non volevo dire che io mi autoghettizzavo, però anzi cercavo invece di creare, no? Stessa cosa poi quando sono andato al liceo, ho scelto un compagno di banco che era italo-tunisino. E quindi a me è sempre piaciuta sta roba, ma perché ho sempre pensato che l'integrazione in generale, no, fosse importante, e spesso questa roba, io scusami, mi prendo un tempo per dirlo. Adesso per fortuna tante cose se ne stanno parlando in maniera diversa, si tende a cercare di far capire alle persone le cose in maniera diversa, ma non è una questione legata al futuro, è una cosa legata al passato. Se le persone in qualche modo si ricordassero che il grandissimo impero romano era un impero che prendeva all'interno di se stesso quelle che erano le popolazioni, diciamo così, sì, forse gentilmente colonizzate o gentilmente rese, come dire, no, colte, ma passavano il loro sapere, quindi si inglomerava tutto, si inglomerava. Sì. E questo è un principio che non l'ho inventato io, mannaggia la miseria, ecco, insomma. Quindi mi fa specie che più si vada avanti, più si parlino di cose che sono sempre esistite, ci sono sempre state, e che basterebbe guardare un attimino indietro per capire che i popoli tendenzialmente molto intelligenti acquisivano le culture altrui e le facevano proprie, cosa che è diverso. Cioè, la romanità è nata dalla Grecia, no? Per intenderci. Anche parte etrusca, quindi cioè, insomma, cioè, ci sono tutti questi miscugli che in realtà hanno rafforzato qualcosa, certo. Quindi niente, quindi ecco, diciamo che questa cosa, anche gli sport, ero sempre lui quello che non voleva giocare a calcio perché ci giocavano tutti, mi sembrava sciocco giocare per forza sempre solo a calcio, e quindi spesso questo mi portava a autoemarginarmi, questo è sicuro. Beh, un po' me l'andavo a cercare, no? Se tu ci pensi, perché sei un gruppo di ragazzi che magari e dicono, dai, facciamo una partita a calcio, io dico, ma perché non giochiamo a basket, magari sono l'unico in 20, quindi dicevano, vai. Però questo mi ha consentito anche di, sì, è vero, giocare da solo, ma anche fare altre amicizie, fare altri generi di cose, nel senso, sì. Quindi è per questo che sono un po' così, ecco. Un bastone con... Vabbè, è bello, è positivo, perché appunto è arricchente, come hai detto tu poc'anzi. Cioè, il problema è soprattutto in Italia, ma diciamo dell'Europa. Sì, non diciamo sempre solo dell'Italia, perché sennò... Non diciamo sempre solo dell'Italia, e che si ha un po' paura della diversità, è quello proprio il discorso. Cioè, basterebbe conoscere veramente
diversi, tra virgolette. Per dire che non esiste la differenza, siamo tutti diversi, cioè anche quelli nati a Foggia come me, quelli nati, tu dove sei nato? A Roma. Guarda, Pierluigi, è molto semplice. Io poi dopo vedi, cerco di essere... La madre mi figli è sempre incinta, cioè punto, capisci, stop. Non ci mi dispiace dirlo, però obiettivamente ci sono tanti imbecilli, a volte lo sono anch'io, però perché magari ho delle mie, ma nel senso non ci si può far nulla. E quindi li trovi ovunque, non è solo... Però tu sei anche uno che fa belle battaglie sociali. Pensavo ad esempio al film che hai diretto nel 2015 di Answer, che era un chiaro messaggio contro il fumo, che è una cosa che in realtà andava contro i giovani, contro, cioè nel senso il fumo è una cosa che accomuna, tra virgolette, tante generazioni, tanti ragazzi, e tu hai fatto questo film di denuncia. Parlamene un po' di questo film. Allora, questo film è nato di denuncia... Dove eri così, tra l'altro. Poi appunto dove ero così, dove interpretavo un certo Gabriel, che era questo ragazzo, ci avevo messo un po' di fantasia, era nato in realtà proprio per i giovanissimi, quindi per fasce molto basse, molto piccole, quindi per medie ed elementari, no? Mi fu dato questa cosa da un ex ministro che era il ministro della salute, che conobbi per caso in un festival a cui mi stetti molto simpatico. Poi il fatto che comunque avevo vissuto a Milano quando ero piccolo, abbiamo attaccato un bottone facilmente, ho parlato di Milano, quindi insomma gli ha fatto piacere, da lì siamo entrati in contatto per quello, e insieme a delle, anche perché il testo non l'ho scritto solo io, è stato scritto anche da dei grandi ricercatori di tabaccologia, non solo, anche proprio ricercatori in generale, proprio ricercatori. Poi io sono un attivista cibernetico di Greenpeace, non sono di quelli che vanno sulle barche, mi piacerebbe, cioè a me se mi chiamassero domani e mi dicessero ti va di venire con noi e attaccare una baleniera giapponese, io lo farei. Insomma, non si può decidere di svegliarsi la mattina e di andare su una barca di Greenpeace, devi avere anche delle qualità. Se mi chiamassero, io lo farei, anche perché io sto molto spesso in mare, quindi nel senso, poi guarda un po' anche lo stile, adesso sono tornato da un'estate molto marittima, quindi la barca, però ovviamente non posso andare per ovvie ragioni, ecco, insomma. Però per dirti che in realtà la questione era il fatto legato a un argomento che per molti sarà una palla infinita, ma è legato all'eccidio delle api, che sono per molti semplicemente un insetto che punge, che ronza e che fa paura, ma che in realtà sono fondamentali per la nostra vita, e non lo capiscono in molti, perché le api, grazie a loro abbiamo i frutti. La gente forse se lo scorda, ma... E cosa succede? Che in realtà... per coltivare determinati tipi di piantagioni, che non è solo quel tabacco, ma tanti, tutti gli insetticidi e pesticidi che vengono utilizzati le distruggono completamente. Cioè si creano degli eccidi di api che noi neanche ce ne accorgiamo. Cioè milioni di milioni, capisci? Ed essendo la... Non la sa nessuno, non la sapevo neanche io. No, il Greenpeace, se tu vai sui loro siti, adesso stanno facendo una bella campagna, qua, adotta un'ape, perché obiettivamente... E quindi era nato tutto da quello, infatti il film si basa proprio sul fatto che ci sono delle morti strane sia di pesci che di api, perché l'abbiamo basato tutto sul, come detto tu, più che sul sociale, ma soprattutto sulla natura, che per me è fondamentale. Io sono in questo, spesso faccio dei post legati alla natura, insomma, diciamo che ovviamente mai come i grandi attori di Hollywood, però uno come per esempio Leonardo DiCaprio è molto sensibile a questi argomenti. Io a modo che lo faccio qua, però era nato più che altro per quello, per il rispetto della natura. Quindi il fatto che determinate cose che noi utilizziamo, sì, perché guarda, ti faccio faccio una cosa semplice. Allora, allevamenti intensivi creano determinate distruzioni, ma anche la coltivazione intensiva della verdura e della frutta crea determinate distruzioni. Quindi, come dire, no, sì, bisogna stare attenti, perché tutto ciò che è intensivo su questa terra crea distruzione senza che noi ce ne accorgiamo. Che sia la pesca, hai ragione, perché ad esempio può sembrare una cazzata, però io proprio oggi ho iniziato a mangiare in maniera più naturale, non mi sto mangiando una mela presa al supermercato, chiaramente, e ho iniziato a pensare, ma io in realtà non sto mangiando cose naturali, perché chissà sta mela me l'ha prodotta, dove è arrivata, quindi cioè, anche quando io penso di mangiare semplicemente frutta e verdura, non sai effettivamente quello che ti stai mangiando. Soprattutto per Luigi, tu ti stai mangiando una mela che è stata
comunque già selezionata tra tante altre mele, perché esteticamente deve piacere anche, cioè sì, una mela viene messa su quel bancone perché deve essere intanto bella da vedere, e le scartano tantissime che magari hanno, che ne so, una reghina, hanno una forma un po' più strana, infatti sì, si creano tanti mercati, che magari tanti lo sanno ma tanti altri no, e questo è molto bello, si creano alcuni mercati che sono paralleli a quello delle grandi catene. E quindi cosa fanno? Prendono magari la mela che è stata scartata dalla supercatena perché non è bellissima, rotonda, perfetta, lucida, col bitorzolino che poi esce così. Ne prendono quella magari un po' più stortignacola e la rimettono sempre sul mercato, che ha esattamente lo stesso sapore e forse lo ha anche migliore. Quindi sì, esatto, ci sono delle cose molto strane, capito? E quindi questo mio essere sempre così, che voglio andare a cercarmi la cosa diversa, mi ha portato a essere un po' quello che sono. Ma c'è, ma perché sei semplicemente una persona che si interroga sulle cose, cioè non le accetta tanto per dire sono gli altri, ma grandissima cosa questa. Torniamo al percorso della recitazione, perché tu dici ad oggi non sai più se è la tua più grande passione, però comunque continui a lavorare tanto facendo l'attore per il momento, insomma, va bene così. Vabbè, hai fatto tantissimi film, hai fatto film, Scrivilo sui muri, hai fatto anche un cinepanettone, tra l'altro è anche un bel cinepanettone, Natale Arrio, io me lo vedo al cinema, divertente. Io poi amo Cristian De Sica. Per me possono dirmi quello che vogliono i Radical Chic, possono dirmi tutti quello che vogliono, quelli che hanno la puzza sotto al naso, a me possono dirmi quello che vogliono, ma per me resterà da qua fino alle prossime 100 vite che vivrò, e una delle esperienze sicuramente più belle che ho vissuto, soprattutto perché ho avuto un trattamento da parte del signor De Sica eccezionale, ho passato dei bellissimi momenti con lui, ho visto lavorare Neri Parenti, che è un bravissimo regista, poi ognuno la pensasse come vuole, ma io ho visto come sono quei personaggi, li ho visti, li ho toccati, li ho sentiti, li ho ascoltati. Christian si parlava di generi musicali che forse la stragrande maggioranza di alcune persone, non di tutte, neanche sa che esistono, quindi figurati che livello magari di anche di conoscenza uno sa e ha, e magari uno pensa che invece è semplicemente molto molto semplice, quindi insomma, vabbè, stava sempre... Sì. Tanta, tanta roba, esatto. E quindi, insomma, hai fatto tantissima, e poi stai facendo ora tantissimo teatro, perché poi un'altra cosa abbastanza fastidiosa che è capitata anche con un'altra una mia amica fantastica, Giulia Ottonello, non so se la conosci, è che ultimamente escono articoli, per esempio su di lei, e ne ho letto uno di te, e dice Ludovico Fremon, ve lo ricordate? Vedete che adesso la sua vita è completamente cambiata. Poi vai a vedere, a teatro, dalla mattina alla sera, la sua vita è completamente cambiata, stravolta sti titoloni per far attirare le cose. Anche tutto a lei è successo tantissime volte. Ora non ne fa neanche più una questione di stato, però cioè, la gente veramente non può più scrivere. La mia vita è molto cambiata, cioè nel senso, in realtà non è proprio lontano, perché sicuramente ho preso delle scelte particolari e ho finito di scrivere adesso un libro e sto cercando di trovare il giusto editore. Sono già stato scartato da anche grassi nomi, ma per dei motivi magari più commerciali, perché magari adesso non sono estremamente, come dire, vendibile dal punto di vista commerciale. Diciamo che tendono a privilegiare i vari TikTokers, preferiscono i vari YouTubers, i vari influencer, quindi tutta questa categoria di persone che, per carità, nessuno, non ho niente da dire, però anche le grandi case editrici tendono a... E mi sto cercando la mia casa editrice che decida di... Perché ho riportato in un libro... un pochettino in maniera molto autoironica, quindi prendendo in giro me stesso alla follia, quindi con tutto quello che è successo dall'origine del mio nome fino ad adesso, parlando di tante cose, anche delle cose meno belle che le persone magari non conoscono oppure che sanno in parte, e ho deciso per un periodo della mia vita di dedicarmi al teatro perché era ora per me era arrivato il momento di crescere un pochettino di più. Bravo, questo per esempio è uno dei testi che abbiamo fatto, con cui mi sono divertito. È stato, avevo bisogno di ritornare un pochettino a casa. Te lo dico onestamente.
all'isola magica, avevo bisogno di tornare un pochettino a casa, avevo bisogno di sentire, lo so che fa per molti farebbe schifo una affermazione del genere, il sudore delle magliette umide. Sì, 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 ho capito. L'odore dell'umidità dei palchi. I camerini che sembrano più delle gattabuie. dovermi stirare magari la camicia prima di entrare in scena, perché magari è vero che c'è sempre chi te lo fa, però quello, mettermi davanti allo specchio, truccarmi da solo. Avevo bisogno di andare un po' a casa a sentire un po' di origini, perché ogni tanto certe cose uno se le perde, perché è fichissimo arrivare quando uno arriva a dei livelli. Però è come se... Sì, poi perdi la cognizione con la realtà. Infatti anche tu scrivi delle cose. Sì, perdi un po' la cognizione e poi guarda, credimi, proprio perché in qualche modo io posso dire di essere arrivato almeno in Italia, sicuramente un buon livello. Ho fatto anche delle cose all'estero, ho lavorato con delle persone molto importanti anche all'estero e ne sono molto felice. Magari per di più questo non lo sanno, ma io lo so. E anche chi, insomma, magari sa più di me lo sa. Però perché io so di aver avuto un periodo della mia vita fortemente di grossa fama, anche di grosso successo. Ma grossa davvero, cioè nel senso, ogni tanto capita di parlare con alcune persone, i miei colleghi, e mi dicessero: ma pensa te se per assurdo nei, tra virgolette, 20 anni fa più o meno, no? Sì, 2008-2009, ci fossero stati lì i social, i vari TikTok, i vari Instagram, quanti follower avresti potuto avere? Guarda, io penso incalcolabili. È vero, è cioè, ma veramente incalcolabili. Perché se pensi che ancora adesso io riesco ad avere un seguito, una crescita dei miei social praticamente pubblicando pochissimo, di me in giro è fondamentalmente di molto attrattivo, sono cose, non si vede quasi niente. Quindi immaginati che onda, quanto è questo tsunami, quanto è durato e nonostante tutto quanto riesce a portare. Tu prima dicevi il fatto che ancora mi salutano, mi incontrano. A me fa molto ridere, perché la cosa che mi fa più sorridere è questa. Domenica sono stato invitato agli Open che si sono svolti di golf e passo davanti, tra virgolette, alla parte dove mi sarei dovuto, avrei dovuto stazionare un po' tutta la giornata, quindi una parte un po' defilata rispetto al pubblico con altri ospiti, e c'erano due ragazze. Queste due ragazze mi guardano e mi fanno: no, fermo, eh. Tu sei un poster della mia infanzia, mi fa. E detta così è bruttissima, gli ho detto. Nel senso, io avevo il tuo poster sopra il letto. Infatti quando avevo io 16 anni, 15 anni, ero in follemente innamorata di te. Io mi sarei strappato i capelli. Io ho detto, vabbè, perché oggi no. Mi fa piacere una volta, ma adesso no. Vabbè, comunque per dirti No, che tanto, tanto. onda d'urto ha avuto in qualche modo questa roba. E Io come però li hai sono vissuti tutti quegli anni? Sei riuscito a gestirli? Cioè, sei riuscito a gestire tutta quella fama oppure ti ha un po' travolto e magari sei andato anche un po' fuori di brocca, insomma? Ma no, fuori di brocca, no, no, quello no, perché comunque non così fuori di brocca come magari uno si aspetterebbe, nel senso, magari sono andato fuori di brocca perché come il giorno prima mizzica, stai magari per strada a contare i centesimi che hai in tasca, magari e vai in giro con una macchina sgangherata e poi il giorno dopo ti vengono a prendere, magari ti vengono a prendere con tutti i salamelecchi, con tutti i rigori, così di giù, che prima, il primo giorno prima, cioè la gente mi diceva pure, capito, non lo so, dai, sbrigati, muoviti. Quindi sicuramente c'è un impatto diverso, no? C'è una roba pure forte. Però no, perché poi a me, io sono rimasto fedele a quello che sono sempre stato. Mi piacevano le moto e ho continuato a guidare le moto. Mi piaceva viaggiare e ho continuato a viaggiare. Mi è piaciuto fare, facevo surf e l'ho continuato a fare. Sono sempre stato un disgraziatello nel senso buono del termine, quindi uno che mi piaceva divertirmi, mi sono continuato a divertire. E poi vabbè, poi sono un pochettino cresciuto. Mi sono messo Maturato. assieme, c'ho un po' di peli Hai anche bianchi. avuto una figlia nel frattempo, voglio dire, insomma, sei anche diventato papà. Ho una figlia che ha 7 anni, che ha 7 anni, che è un carro armato. Siamo stati insieme per fortuna oggi tutto il giorno. E è un carro armato. Oggi siamo andati in bici, gli ho detto di Ah, quindi ha preso da sparire. te. Io spero,
spero tantissimo, spero le parti buone. Quello di sicuro. Io spero... dico sempre, cerca di prendere le parti buone dei tuoi sangui, ecco, le parti cattive lasciale stare, prendi le parti buone e concentrati solo su quello, sono onesto, anche perché è meglio per lei, nel senso, no? Sì, e poi quando è finita tutta l'onda d'urto dei superoni, hai avuto, nel senso, hai avuto dei problemi perché troppo legato al personaggio Walter di Pesaroni nel procacciarti il nuovo lavoro? Tu poi hai fatto comunque anche altri piccioni, hai fatto anche Due Saluti, anche lì è stato un ruolo bellissimo, tra l'altro, anche Due Saluti, che sei diventato regular, hai fatto due stagioni, però appunto, non so, hai avuto dei problemi, ad esempio io ho intervistato Margot Sicaboni di Marito in Famiglia e lei mi ha detto che è stata una benedizione, però tra virgolette è anche una maledizione il fatto di essere così legata al personaggio di Maria Martini. Molti ruoli li ha aperti per quello. A te è capitato lo stesso? Beh, che guarda, allora io tutta la prima parte, diciamo così, del periodo sicuramente più massiccio di lavoro, non avevo di questo problema, anzi mi stavo chiedendo come mai andasse tutto così bene, perché in realtà facevo anche nel corrispettivo, facevo altri film, lavoravo con Giacomo Campiotti, già lavoravo, appunto, andavo a lavorare in Sudafrica, me ne sono andato in Bulgaria, sono stato in Inghilterra, quindi in corrispettivo, mentre lavoravo, nonostante fosse molto difficile far le cose anche incastrandole, però andava. La questione è stata che nel momento in cui probabilmente, perché è anche vero questo, probabilmente si richiede in questo lavoro anche un totale cambiamento di alcune cose per potersi ripresentare, perché probabilmente il fatto di essere identificato in qualcosa non sempre è una cosa così buona. Mi dà il tempo di accendere la luce, che sì, assolutamente, è diventato buio. È diventato quasi l'uomo ombra. Ragazzi, se volete fare delle domande in diretta, scrivetemi pure qualche cosa, io tanto le leggo in presentazione e poi mi giro quelle più particolari. Quindi, pure. Vai. Ma tu il suono lo senti bene? No, però non fa niente, comunque è possibile, credo ci sia una soluzione. Perché si sentano le risposte, perché ti ripeto, quando parli si sente che è un po' questa, vabbè. Insomma, dicevo che comunque bisogna sicuramente nella vita sempre ripresentarsi, capito, in qualche modo, bisogna rimostrarsi, vedere, farsi, riproporsi. Io poi, ti ripeto, avevo bisogno di tornare a casa, quindi meglio, in qualche modo, meglio di così, non, tra virgolette, non poteva andarmi. Io poi, appunto, per entrare nella storia, il fatto di non essere differente a tutti i costi, ma poi a un certo punto esserlo per tante cose, non lo so, magari anche attori molto più famosi di me, molto più bravi di me, molto più profondi di me, come Keanu Reeves, che lo vede da meno, così si dice, che lo vedevano, che magari dormiva anche sulle panchine, perché... non aveva lavorato per un lunghissimo periodo, ma anche tanti altri attori come John Travolta, che hanno passato dei momenti di folle crisi. Sai, questo mondo è strano, cioè è proprio strano, cioè, questo lavoro è proprio strano. Sulla carta leggi una sceneggiatura che dici, ma questo qui è un film pazzesco, poi lo vai a vedere e niente. Oppure magari sottovaluti un progetto e invece boom. Oppure, ecco, appunto, mi faccio crescere la barba di giù, non piace a nessuno. Cioè, nel senso che è strano. Bisogna prenderla un po' con filosofia, diciamo, non sentirsi mai arrivati, perché poi anche lì magari arrivi ad altissimi livelli, però poi non è sempre detto che ti vada tutto bene. Quindi bisogna che cosa si intende per tutto bene, Pierluigi? Cioè, nel senso, guarda, io sono diventato buddista negli ultimi 2 anni, era una cosa che già mi seguiva in qualche modo. A volte non riusciamo a vedere, cioè a volte riusciamo a vedere tutto nero, no? Ma totalmente tutto nero. Magari anche le cose che desideriamo non sono effettivamente quelle che poi succedono.
strano, perché c'è sempre un motivo dietro tutto questo. Poi bisogna vedere anche uno le cause che pianta, se sono le cause giuste, prima che si manifesti un, appunto, un effetto, ci sono determinate cose che bisogna cambiare. Comunque, guarda, ti dico una cosa, secondo me è molto più semplice il discorso ed è anche molto più rurale, che mi piace anche, perché è proprio da terra, terra, terra. Bisogna vedere se uno pianta il seme nella terra giusta e bisogna vedere anche quanta cura dedichi a quel seme per vedere poi il tuo albero diventare quello che vorresti. E per far sì che succeda questo, proprio perché a me piacciono le erbette, mi piacciono piantare le cose, ovviamente subito i più maligni staranno pensando chissà che cosa, però io parlo invece, no, è ovvio, parlo delle bette, parlo di piantare, cioè lì fai uno più uno, comunque, però dico, però mi piace piantare, non so, per esempio, guarda qua, questo qui, tu non ci crederai, ma è un banano. Ma dai, no, mettilo più di caccolo, sì, sì. Questo prima è una banana, ho piantato i semi e piano piano sta crescendo. Ma scusami, i semi della banana quali sono? Quelli del frutto? Sì, tu tagli la banana a metà, dentro quella parte centrale, marroncina interna, quella lì, devi piantare delle piccole fettine di quello se vuoi, oppure se sei bravo, è stata una bella moto, se sei bravo con il cucchiaino raspi quella parte lì, li fai seccare e li pianti. Comunque, detto questo, per dirti che vedi qui il mio banano vicino, me lo tengo qua, prima di avere i frutti ci vogliono almeno 6 anni, pensa. Quindi ci vuole del tempo per le cose. Sì, e quindi bisogna... Poi il lavoro dell'attore è fatto soprattutto di attesa, ed è vero anche che in tutta la vita bisogna avere la pazienza di attendere. E forse quello che i social, quello che tutte queste nuove tecnologie ci stanno un po' togliendo dalle mani, no? La gavetta, ormai tutti quanti fanno una foto nudo, una foto nuda, iniziano a girare il mondo, diventano influencer, dall'oggi al domani, neanche sapere come. E quindi ci vuole anche, tu hai paura per tua figlia di questo futuro? Magari tua figlia mi diventa un influencer, hai un po' paura di questo. Ma io mi auguro, ti dico quello che mi auguro io per il futuro, sinceramente, innanzitutto è che prima noi ci occupiamo per il futuro dei nostri ragazzi, non solo pensando di dargli il meglio, ma facendo effettivamente qualcosa. Perché finché penseremo, io voglio il meglio per il mio figlio, ma effettivamente non li metteremo nella condizione di poter ambire al meglio, sicuramente, o al migliore rispetto al nostro, non li aiuteremo mai abbastanza. E io non ti parlo di... non sono né un puericultore, non mi metto lì a fare il super papà della situazione, non in giro con il cappello I am the super dad, ma c'è un delfino qui, quindi... una cosa normalissima, per dire che in realtà quello che secondo me sarebbe più utile per loro è che noi gli potessimo consentire innanzitutto di stare in un mondo più pulito, quindi di prendere sul serio determinate tematiche, perché mi sembra che insomma ormai sia abbastanza la palissiana che abbiamo passato il limite, insomma, ma già da parecchio, quindi già quello, poter rifornire quello. Mi piacerebbe sicuramente per i ragazzi, per mia figlia, ma per tutti i ragazzi, insomma, che potessero divertirsi al di fuori di uno schermo, perché la vita è fatta di relazioni, è fatta di grandissimi fallimenti. Senza fallimento non c'è vittoria, senza errore non c'è comprensione. Mi piacerebbe che potessero sbagliare, mi piacerebbe che potessero ammazzare la pizzetta che cade per terra e se la mangiano lo stesso, perché io l'ho fatto e non sono morto, ecco, insomma, mi sono sbucciato e risbucciato le ginocchia centinaia di volte, mi sono spaccato la faccia, mi sono tagliato le mani, insomma, sono cresciuto e anche se ho gli alti e bassi miei, affronto la vita, perché la battaglia più forte è sempre più dura, è sempre con noi stessi, con gli altri. Quindi dobbiamo imparare. Te la senti di raccontarci quello che tu reputi il tuo fallimento più grande di tutti ad oggi? Quello che pensi proprio è stato un grande fallimento, ma che poi hai imparato molto. Sì, però fallimento totale non, per fortuna non succede mai. Perché fallimento presuppone il male, cioè, non so, come qualcosa di male assoluto, cioè il male
il male non esiste, cioè nel senso, il male assoluto, il male non esiste, perché sarebbe il nulla, e il nulla non esiste, esiste sempre qualcosa intorno a noi, anche se non lo vediamo, cioè nel senso, no? No, ho capito. Tu entri in una stanza. Quello che tu percepivi come fallimento, quello che tu hai percepito come fallimento in passato, una porta chiusa in faccia, una ferita grande che hai vissuto. Beh, credo che il fallimento più grande che io abbia vissuto in prima persona è aver sprecato del tempo. Quando mi rendo conto che in passato ho sprecato del tempo, là penso di aver fallito, perché ho buttato del tempo, e quella è l'unica cosa che nessuno ti dà. Nessuno, non te la puoi comprare quella, puoi comprare altre cose, ma quello non ce l'hai, nel senso, una volta che è passato, quel momento è passato, è finito, cioè nel senso, e quella è la cosa che è, su cui faccio più attenzione ultimamente, nel senso, non sprecare il tempo, che questo non vuol dire fare tutto subito, perché oddio, altrimenti, no, anzi, assolutamente no. Cioè, soprattutto... questo lo faccio perché chissà domani, no, devo vivere come se fosse l'ultimo giorno, oddio, insomma, la rivisiterei un attimo come frase questa, perché o comunque, se non altro, la prenderei un attimino con le pinze, perché per esempio, guarda, faccio una roba proprio tangibile. Io quest'anno ho ripreso a leggere innanzitutto e a studiare, a sottolineare tutti i grandi pensatori e filosofi del passato. Ora, che non è una lettura tanto semplice, no? Ma perché? Perché quando ero a scuola e sottovalutavo questa roba, poi già mentre lo facevo in realtà sentivo che avrei dovuto fare, non tanto per il voto quanto per me, perché effettivamente quando ti appassioni o comunque c'è qualcosa che ti appassiona, poi soprattutto i grandi ragionamenti, le grandi, non so, le grandi verità, a me hanno sempre appassionato, i grandi miti, questi uomini e donne ovviamente. Lì ho capito che, vedi, porca miseria, se avessi letto un po' di più adesso certe cose mi risulterebbero più comprensibili, però lo sto dedicando adesso, esatto. Nei vari momenti in dubbio. Però la cosa bella è che c'è sempre tempo, la cosa bella è che c'è sempre tempo e si può sempre fare quello che non si è fatto in passato, bisogna sfruttare il presente, come dici tu, e questa è un'ottima strategia, sicuramente la migliore, e poi godersi le cose che si fanno, perché poi molte volte noi facciamo le cose senza rendersene conto, per la fretta, invece godersi tutto, godersi per esempio anche il momento di questa intervista, è tanta roba, cioè avere la percezione di quello che si fa durante tutto il giorno e tutta la vita, quando questa vita. Sì, guarda, sai che questa cosa del tempo, no, alla fine è una cosa importante, è vero, cioè nel senso, magari fateci caso se vi capita, però ogni tanto proprio fermarsi un secondo, un po' di più, fare attenzione a quello che sta succedendo anche davanti a te, in questo caso sto parlando con te, ma si scoprono centinaia di cose, cioè anche come uno, la luce che c'è negli occhi, sì. Se veramente si arrossisce, fai attenzione al risvolto della camicia, che tu dici, ma che minchiata, non è una minchiata, perché rende quel momento abbastanza pieno, cioè nel senso, ti ricorderai di quel momento, cioè io non mi scorderò in questo caso di te che avevi questa orribile camicia a righe che sembra un carcerato. no, hai completamente ragione, come anche quella lampada che tu hai alla mia sinistra, ma alla tua destra, che sembra in vetro di Murano. Ok. Vabbè, ma tanto te la potrei vedere. Io poi cercherò di togliere tutti questi rumori nell'intervista che pubblicherò, così cercheremo di pulirla e la faremo sentire al meglio. Un'ultima cosa ti volevo chiedere. Nel libro che hai scritto, che hai appena terminato di scrivere, anche la storia di tuo nonno, è una storia che mi ha colpito moltissimo. Se ne parli? Sì, in qualche modo sì, perché... Un grande uomo. Beh, grande sì, allora uomo. Questa cosa, io sono stato chiamato dalla Regione Lazio per leggere parte delle memorie di mio nonno all'abbazia di Cassino, no? Perché c'è il periodo del bombardamento, perché mio nonno ha combattuto a Cassino, però, ripeto, ha fatto tutto un giro del mondo, roba che se poco la Nike lo avesse saputo l'avrebbe reso lo sponsor ufficiale delle maratone mondiali, perché mio nonno è fuggito, vabbè, si parla di altri periodi ovviamente, tanti anni fa, però durante lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale la Polonia è stata invasa dai nazisti. In quel periodo i nazisti, i sovietici
erano alleati, quindi scappava da uno, è stato preso dall'altro, è stato spedito fino nella taiga siberiana, si è fatto il campo di concentramento, poi è stato liberato da lì, è tornato a piedi, cioè andate adesso sul planisfero, ho detto sta roba e vedete dove sta la Siberia e dovete guardare dove sta intanto Israele, perché lui se l'è fatta a piedi da là a là, ovviamente con i mezzi di una volta, che poteva essere un passaggio con un camion, entrare su un treno, ma non un treno merci, un treno carro bestiame, cioè roba del genere, ok? Quindi piedi è arrivato fino in Israele è stato caricato, è stato portato ad Alessandria, l'Alessandria è stato preso e caricato, è stato portato a Taranto, e da Taranto dovrebbe combattere fino a Cassino, fino a quando non si è fermato a Milano, perché è nipote di un ex direttore di banca molto importante, tra cui Giuseppe Dobritz, che magari molti non sanno, ma è il fondatore della Banca Nazionale del Lavoro Italiana. Mio nonno era suo nipote, però questo non vuol dire niente, perché io non so più niente ricco, quindi... Vabbè, un titolo comunque ti fa mia. E detto che è tutta una storia meravigliosa, secondo me, che quella è una storia di tenacia, una storia di... Cioè, quello, mio nonno ha rischiato di morire, non lo so, un giorno sì e l'altro pure. Infatti sì. E questo ci fa capire anche che tutte le nostre differenze in realtà nulle a confronto, cioè dovremmo essere molto più combattivi, molto più volitivi nel senso della nostra vita, cioè essere proprio... cercare di prenderci quello che vogliamo, perché tutto è possibile. E questo poi è il messaggio che voglio lanciare in Granelli da Sperare. Inutile stare là a dire, non sono abbastanza intelligente, non mi prenderanno mai per un ruolo. Prova, cioè, non buttarti prima ancora di provare a fare questo. Bisogna buttarsi con la testa, perché poi se uno è felicito, riesce nella vita. Lo sai, per Luigi, che spesso succede che mi mandano dei messaggi in direct che mi chiedono dei consigli e io non riesco. Cioè, in realtà mi piacerebbe darglieli, però questa cosa mi fa molto piacere, nel senso, io non mi verrebbe mai in mente di chiedere un consiglio a William Defoe, ma non perché, per esempio, no? O non lo so, anche a un altro collega. Però ho notato che tante persone, e io ogni volta cerco di dire sempre la stessa cosa, sperando che sia la cosa migliore, ma cercate in qualche modo di trovare... le vostre armi dentro casa, cioè dentro casa che intendo, magari chiedendo anche ai vostri genitori, che magari non fanno parte, che ne so, del mondo artistico, però magari possono portare la loro esperienza in questo, e comunque perché comunque alla fine non c'è mai una risposta esatta per tutto, innanzitutto non c'è una cosa che va bene per tutti, tipo matrice, che può essere utilizzata e splittata per tutti, magari fosse così, perché non sarebbe divertente, però magari da un certo punto di vista, però ecco, insomma. E poi però sono felice del fatto che mi chiedano delle cose, io però ripeto, tendo sempre a dire, guarda, io sicuramente sono la persona meno indicata per darti consigli, perché già da solo si è complicato tutto da solo con le proprie mani, quindi non vorrei mai darti qualcosa. È bello complicarsi la vita, è bello complicarsi la vita, perché uno la vive a 360 gradi e la sapeva nel quotidiano, e sono sicuro che questo tu lo fai, quindi questa è già la più grande cosa. Noi ti vedremo prestissimo a teatro, ne sono certo. Sei ritornato a teatro dopo il Covid? Dopo il Covid no. Tra parentesi, guarda, sono stato pochissimo al cinema e mi dispiace tantissimo. Io adesso mi sto focalizzando su un progetto, a parte appunto la questione magari del libro, che richiede del tempo anche. Sto seguendo un mio amico che ha deciso di fare una cosa molto importante, quindi presto la mia voce a questo piccolo documentario, che per me è molto importante farlo, perché appunto essendo amante del mare, farà la traversata in solitaria dalla Bretagna fino ai Caraibi, su una barca di 8 metri, e sono molto felice, quindi per il momento diciamo che la cosa più immediata sarà questa, quindi prestare la mia voce appunto a uno sport che adoro e a una persona che stimo, che insomma, vai Mambo. Quindi ti vedremo come voce, ti sentiremo come voce in questo documentario, ti vedremo prestissimo a teatro, kitchen, cinema. Poi si parla di te anche per Pechino Express, però vabbè, te ne dicono di tante. Ho letto anche che questo tuo amico, di cui non vuoi fare il nome, che ha detto: io farei Pechino Express solo con Ludovico Cremonti. Quindi insomma, si sa mai. Nella vita. Lì è stata una roba, vabbè, lì è stata una cosa, era con Gil Rocca. Ma vabbè, lì è stata una cosa, vabbè,
lì è stata una roba, guarda, allora lui doveva fare questa intervista, io ovviamente da guastatore della situazione volevo entrare in realtà per una battuta sola, guarda che ti stanno rubando la moto, perché lui è comunque una persona molto, molto ciclista come me, e andarmene, però serissimo, capito? E invece sì, hanno detto, no, vabbè, ma dai, ferma di là, dai, no, fai qualche domanda pure tu, ma doveva essere quella. E poi a un certo punto, quando mi hanno visto con sto barbone, mi hanno detto, ma come mai questa barba così incolta, questi capelli così lunghi? E ho detto, guarda, sinceramente, questa è stata un'estate, ho passato molto tempo al mare, sulle barche, quindi me la sono lasciata così, non è che c'era chissà che cosa dietro. Allora mi ha detto, no, perché sembri un po', mi fa un naufrago. E io gli ho detto, bah, dai, più che naufrago, un Pechino Express, per fargli capire. E da lì, Gilla, questa cosa meravigliosa, ma io veramente, cioè nel senso, guarda, questa è una di quelle cose che, proprio perché mi piace fare le cose un po' strane, come anche la storia di Notti sul Ghiaccio, era nata del fatto che, per me l'idea di poter ballare breakdance sul ghiaccio, era quello per me l'obiettivo. Capisci? No, cioè, poi eri panna sopra gli altri, io me lo ricordo. Appunto, cioè, proprio ballare breakdance sul ghiaccio, tu pensa che io sono la terza persona che l'ha fatto nel mondo, almeno quando l'ho fatto io, perché i primi due erano professionisti, io non ero un professionista, quindi per me era una roba fighissima questa. E quindi il Pechino Express lo farei, perché con Gil Rocca, che è un altro di questi qui belli, capito, focosi così di giù, ho detto, guarda, secondo me perderemo, perché se poco poco stiamo vicino al mare, noi ci fermiamo ogni due minuti e facciamo surf, cioè facciamo stravincere gli altri. Però è da lì, proprio. Guarda, che ti assicuro che se dovessi ricicciare fuori questa cosa la confermerei. Ma sì, non, guarda, ma guarda, chiamo subito diretto Gil Rocca. Andata, anche perché questa edizione ormai è stata girata, però per la prossima candidatevi, che secondo me vi prendono. E dai, allora in bocca al lupo per il libro di prossima uscita, per tutto quello che farà in futuro. È stata una bellissima chiacchierata, grazie per aver accettato il mio invito, è stato veramente molto informativo, spero per tutti quelli che ci hanno seguito in diretta e per quelli che vedranno l'intervista, che resterà per sempre sui canali YouTube, Facebook e Instagram di Granaliga Serie. Grazie ancora a Ludovico, buona serata. Buona vita a tutti. Ciao a tutti, eh. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao Pierluigi. Ciao.